L'intervento si articola in 5 punti, voi avete lo schema e quindi nella prima frase c'è un po' tutto il contenuto, è molto strigliata questa affermazione, ma c'è tutto quello che ecco, io intendo dirvi questa sera. Il centro e il vertice della rivelazione biblica è la persona di Gesù di Nazareth, la sua presenza, il suo atteggiamento, le sue opere fondamentali e la stessa missione continuatrice della Chiesa sono fondamentali per una retta impostazione della pastorale nel mondo della salute. Però dobbiamo fare una premessa importante. Qualcuno certo si sorprenderà, non tutti, ma qualcuno si sorprenderà che io faccio questa premessa importante, che del resto ci aiuta anche ad entrare in punta di piedi all'imminente anno liturgico che festeggeremo domenica. Sentirete i botti. Non state certamente organizzando il cenone per sabato prossimo, vi metterete la roba rossa addosso, ma domenica prossima la Chiesa festeggia il compleanno. Iniziamo, non il compleanno, un nuovo anno, il capodanno. E inizia il tempo di Avvento. È il tempo di Avvento che ci prepara a Natale. Ci offre una chiave importantissima per capire il rapporto di Gesù con i malati. La preferenza di Gesù per i malati ha il suo fondamento nel mistero dell'incarnazione, che è espressione visibile dell'amore del Padre. Infatti, e cito qui una nota della Conferenza Episcopale Italiana, la prima che è stata dedicata sulla pastorale della salute in Italia, nella persona e nell'azione di Cristo Dio si avvicina a chi soffre e ne redime la sofferenza. Incarnandosi Gesù assume la nostra condizione, solidarizzando con tutta la situazione umana per liberarla dalla tirannia del male. Questo egli può farlo, come scrive splendidamente San Paolo nella lettera ai Filippesi, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Gesù è venuto per liberarci, annunciando e mostrando in gesti e parole l'amore potente di Dio nei nostri riguardi. Giovanni, nel prologo del suo Vangelo, che si legge nel giorno di Natale, riassume in una sola frase tutta la profondità del mistero dell'incarnazione quando scrive: «E il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di carità». Per Giovanni, nel concepimento e nella nascita di Gesù, si attua l'incarnazione del Verbo eterno, consustanziale al Padre. L'incarnazione del Figlio di Dio è il centro dell'evoluzione dell'uomo e del mondo. Il Verbo si è fatto carne in due sensi: nel senso che è venuto sulla terra rivestendo un'umanità uguale alla nostra, carne non significa soltanto il corpo dell'uomo, ma indica l'uomo tutto intero, corpo e anima, considerato soprattutto nella sua debolezza inerente alla sua qualità di essere destinato alla corruzione. La carne quindi è chiamata a divenire il centro dell'incontro tra l'io malato e Dio, come è stato il luogo di un incontro di Dio e dell'uomo in Cristo. In secondo luogo, perché la vita luce sia veramente vicina in un Cristo palpabile con
mani umane e perché gli uomini possano attraverso la carne comunicare con la vita del Verbo. Nella citata lettera ai Filippesi, San Paolo mostra la rivelazione più profonda della realtà dell'incarnazione. Gesù entra nel mondo con l'atteggiamento spirituale di porsi al nostro livello, di essere un uomo come noi, renderci figli di Dio come lo era e lo è Lui. E Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Tertio Millennio Adveniente, richiamandosi a un passo della Gaudium et Spes, uno dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, scrive: Egli, Gesù Cristo, e cita la Gaudium et Spes, svela pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. Gli mostra questa vocazione rivelando il mistero del Padre e del suo amore. Immagine del Dio invisibile, Cristo è l'uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo la somiglianza con Dio deformata dal peccato, nella sua natura umana, immune da ogni peccato ed assunta nella persona del Verbo, la natura comune ad ogni essere umano viene elevata ad altissima dignità. Con l'incarnazione del Figlio di Dio si è unito in un certo modo ad ogni uomo, ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. In seguito alla kenosi, che vuol dire in greco abbassamento, Gesù condivide con noi la nostra esistenza di carne, cioè la nostra condizione. Questo mistero della kenosi ci rivela che Cristo è venuto a raggiungerci nella nostra miseria. Noi possiamo con Lui, in questa miseria, realizzare la nostra salvezza. Se sfogliate il libro di Isaia, nei carmi del servo di Yahweh, il futuro Messia è presentato come un inviato da Dio per annunciare, liberare, guarire con le sue ferite quelle dell'umanità. E poi non posso non citare un testo importantissimo del profeta Isaia, che poi Gesù riprenderà quando era solito di sabato andare nella sinagoga, e gli fu dato il rotolo del profeta Isaia e lo aprì proprio su questo capitolo, su questi versetti che sto leggendo, facendoli diventare il suo manifesto programmatico. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà agli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. Ho citato all'inizio quello che accadde 30 anni fa a San Giovanni Laterano, dovevamo in quella occasione, davanti a tutte le persone presenti in Basilica, dire qual era stato il versetto biblico, la pagina che in qualche maniera aveva condizionato la nostra vita, e questo fu il testo che io citai 30 anni fa. Che questo testo si riferisca al futuro Messia lo dice Gesù stesso nel Vangelo di Luca, al capitolo 4. Gesù il giorno di sabato entra nella sinagoga, si alza a leggere, gli viene consegnato il rotolo del profeta Isaia con il passo sopra citato, lo proclama per poi concludere: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Poi lo volevano far fuori, si meravigliarono,
ma volevano anche, ecco, uccidere per questo. Secondo punto. Allora, questa è una premessa fondamentale. Abbiamo capito che Gesù solidarizza con l'umanità. Quando entrerà nelle acque putride del Giordano per farsi battezzare dal Battista, il quale non poco si sorprenderà di vederselo dinanzi, Gesù entra proprio dentro quelle acque per poi lavarle con il suo sangue. Non si vergogna, non ha alcun timore, potremmo dire, di sporcarsi le mani. Entra dentro l'umanità peccatrice, dentro l'umanità ferita, dentro le nostre fragilità. Quando si esaminano la vita e la missione di Gesù, si constatano due fatti importanti. Il primo è la preoccupazione fondamentale che egli ha per quanti si trovano nella malattia e nell'afflizione. D'altra parte, dopo tutto quello che ci siamo detti riguardo al mistero dell'incarnazione, questa è una declinazione. Non ci deve sorprendere che poi per Gesù ha un'attenzione particolare. Prima all'inizio il Vescovo diceva che se noi togliessimo da tutta la Bibbia tutto ciò che si riferisce alla sofferenza, al dolore, rimarrebbe ben poco. È stato fatto un conto relativamente al Vangelo. Sparirebbe un quarto del Vangelo se noi togliessimo tutto ciò che riguarda il rapporto di Gesù con i malati e tutta l'opera taumaturgica di Gesù. Questo per dire quanto era importante. Era un polo orientativo fondamentale nella vita di Gesù, lo stare accanto ai sofferenti per guarirli. Ciò appare chiaramente all'inizio del Vangelo, e siamo al Vangelo di Matteo al capitolo 4, quando diceva, scrive l'Evangelista Matteo, che Gesù andava per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando la buona novella del Regno e curando ogni sorta di malattia e di infermità nel popolo. Questi sono quelli che in gergo biblico si chiamano sommari. Gli evangelisti, quando vogliono dirci sinteticamente che cosa Gesù faceva e diceva, si esprimono in questi termini. È un sommario. Gesù questo faceva nella sua vita. Passava di villaggio in villaggio, quindi era uno che non stava fermo, come facciamo noi di solito negli ospedali. La visita ai malati è una declinazione di quel Dio che ha visitato e redento il suo popolo, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattia e di infermità del popolo. Ecco i due poli orientativi della vita di Gesù. Il binomio: annunziare il Vangelo e guarire. Il secondo invece riguarda l'azione messianica di Gesù e la sua identità. Gesù si autopresenta come colui che è stato mandato a guarire, a risuscitare, ad annunciare. Ai discepoli di Giovanni si trovava in carcere, anche i grandi vanno in crisi, anche lui andò un po' in crisi in quella circostanza, e gli mandò un'ambasciata a domandargli: ma senti un po', sei tu o non sei tu, fammi capire un attimino come la questione. Perché vedeva che Gesù si comportava in una maniera un po' insolita. Lui che aveva detto che appena arriva vi fa fuori a tutti, e invece vede che questo si comporta, ecco, come lui non si immaginava, e gli manda a dire: sei tu o dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù risponde: andate, riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. Visto e udito, perché per Gesù c'è sempre il vedere, udire, cercare e trovare.
I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella, e beato è chiunque non sarà scandalizzato di me. Allora trago subito una conclusione importante. Noi adesso ci mettiamo in cammino per celebrare la venuta storica di Gesù. Il mistero dell'incarnazione, mai e poi mai isolarlo dal mistero della redenzione, perché sono le due facce della stessa medaglia. Perché Gesù nasce? Per poi andare, patire, soffrire, morire e risorgere, secondo i tre famosi annunzi della passione di Gesù. Allora il nesso inscindibile, mai slegare i due misteri, chiamiamoli centrali, della nostra fede, perché questi sono importanti allorché noi viviamo la stagione della sofferenza e della malattia, come ci ha raccontato Franco e Paola. Mai fermarsi al Venerdì Santo. Ci sono un sacco di cristiani che stanno impantanati al Venerdì Santo. Un cristiano deve sempre guardare alla Domenica di Pasqua. Ma se vuoi celebrare la Domenica di Pasqua, non puoi non passare attraverso il mistero della sofferenza e della croce. Sarebbe troppo comodo. A me mi piace subito andare a risorgere. Non ci voglio passare sulla croce, ci voglio salire. Ai tre, Giacomo, Pietro e Giovanni, che salirono sul Tabor, gli è piaciuto salire là sopra, ma da sul Golgota no. Soltanto Giovannino ci andava. E allora il nesso inscindibile che lega l'incarnazione e la redenzione. E qui cito un documento bellissimo che San Giovanni Paolo II ci donò per prepararci al grande giubileo del 2000, terzo millennio adveniente. Il Figlio di Dio si è fatto uomo assumendo un corpo e un'anima nel grembo della Vergine, proprio per questo, per fare di sé il perfetto sacrificio redentore. La religione dell'incarnazione è la religione della redenzione del mondo attraverso il sacrificio di Cristo, in cui è contenuta la vittoria sul male, sul peccato e sulla morte. Cristo, accettando la morte sulla croce, contemporaneamente manifesta e dà la vita, poiché risorge e la morte non ha più alcun potere su di lui. Allora adesso, dopo aver detto questo in generale, il mistero dell'incarnazione, dopo averlo legato a quello della redenzione, vediamo questo come si attua. Ecco, nelle guarigioni che Gesù andava operando. Che significato hanno queste benedette guarigioni? E perché tanti oggi si chiedono, si domandano, ce lo domandano i malati? Hanno guarito questo, hanno guarito quest'altro, perché non guarisce a me? Anche in questi giorni abbiamo sentito, ecco, il racconto domenica scorsa della crocifissione. Se sei il Figlio di Dio, fate il piacere a te e fallo pure a me. Scendi tu e fammi scendere pure a me. Ecco, allora perché non a tutti arriva la guarigione? Perché la domanda di salute tutti ce l'avevano. Il desiderio della salvezza è quella poca alberga dentro di noi. Citava la Paola il momento in cui ha desiderato ricevere il sacramento dell'unzione degli infermi. Gesù Cristo, inviato dal Padre come medico dei corpi e delle anime, ha realizzato la sua missione non solo annunziando il Vangelo del Regno e servendo i malati fino al dono della sua vita, ma anche manifestando nella venuta della storia attraverso gesti di amore,
come le guarigioni, i miracoli finalizzati alla liberazione integrale dell'uomo. Il Vangelo precisa che Cristo percorreva tutta la Galilea insegnando e curando ogni infermità e sofferenza, e la folla era ammirata, esclamava: ha fatto bene ogni cosa, ha dato l'udito, ha fatto udire i sordi e ha fatto parlare i muti. Allora una cosa vogliamo subito notare: come nella prassi di Gesù, e qui specifichiamo, intendendo per prassi la corrispondenza fra le sue parole e i suoi gesti, gli infermi non occupano un posto secondario. I segni della venuta del regno, della sua irruzione del mondo, sono che gli infermi sono curati e che ai poveri è annunziata la buona novella. Anzi, nel Vangelo appare espressamente la stretta relazione che esiste tra la missione di evangelizzazione e il potere di guarire gli infermi. Quando deve affidare la missione ai dodici, l'evangelista Luca riferisce che Gesù, e cito il testo di Luca, chiamò a sé i dodici, diede loro il potere e autorità su tutti i demoni di curare le malattie e li mandò ad annunziare il regno di Dio e guarire gli infermi. E questa sarebbe una bella domanda da portarsi dietro stasera. Gesù guariva, ha affidato a noi il ministero della guarigione, ma allora è possibile anche per noi guarire? E mica non scherzo il Vangelo. È possibile per me guarire qualcuno? O Gesù attraverso di me guarire qualcuno? Pensiamoci un attimino che cosa intendiamo per guarigione. Quale portata allora e quale significato hanno le guarigioni? Le guarigioni operate da Gesù hanno, udite udite, è importante questo, un valore di segno. La guarigione è un segno messianico associato all'annuncio del regno. Dice un teologo, La Turella, ha scritto un bellissimo testo, ve l'ho citato qui, Miracoli di Gesù, Teologia del miracolo. Il miracolo è visibilmente legato alla persona di Gesù, accreditato in forza dei suoi miracoli come inviato da Dio. Domina la funzione di attestazione. Allora, vediamo sinteticamente. I miracoli e le guarigioni che Gesù compie sono allo stesso tempo segni della potenza di Dio, cioè manifestazione della potenza di Dio. Per San Giovanni infatti i miracoli, Giovanni nel suo Vangelo non chiama mai miracoli, li chiama segni. E il primo, sapete qual è stato, dove l'ha fatto? A Cana di Galilea. Segni, per San Giovanni i miracoli sono epifanie del Dio Salvatore, espressioni dell'efficacia della sua parola di salvezza, così anche per gli altri evangelisti. Due, miracoli e guarigioni sono manifestazioni dell'amore di Dio, della sua carità attiva e compassionevole che si china su ogni miseria. Dio è amore. E questo amore in Cristo assume forma umana, cuore umano, linguaggio umano, per raggiungere l'uomo al livello della sua miseria e rendergli percepibile, come immagino la stragrande maggioranza di voi fanno quando vanno a visitare gli ammalati, l'intensità dell'amore di Dio. Lo decliniamo con un sorriso, con il nostro silenzio, con la nostra vicinanza, con la parola, con tante, tante maniere. Ma questo in fondo noi desideriamo fare.
Possiamo dire che i miracoli e le guarigioni sono opere di potenza a servizio dell'amore. In essi la fede svolge un ruolo di mediazione rispetto alla potenza del regno che si esercita in Gesù. Miracoli e guarigioni sono segni di missione divina, sono gesti di Dio che attestano l'autenticità di una missione affidata a Gesù. Più volte, se vi ricordate, viene intimato a Gesù di fornire dei segni che giustifichino le sue azioni, le sue pretese di inviato da Dio. I miracoli compiuti da Gesù hanno una funzione anche dimostrativa, cioè viene messo in risalto soprattutto nel Vangelo di Giovanni. Alla vista dei segni, scrive Giovanni al capitolo 2, versetto 33, molti giudei credettero in lui. Miracoli e guarigioni sono rivelazione del mistero trinitario. Noi che tante volte li separamo, le tre persone della Santissima Trinità, stanno sempre insieme, operano sempre insieme. Ed è bellissimo sentirsi contornati e impregnati della loro presenza. Infatti il sacramento non solo, scusate, le opere di Cristo sono ad un tempo le sue opere e sono le opere del Padre. Troverete poi, vi ho messo alcune citazioni nel testo, come il Padre, ad esempio in Giovanni, risuscita i morti e li restituisce alla vita, così il Figlio dona la vita a chi vuole. Miracoli e guarigioni sono simboli dell'economia sacramentaria. Infatti il sacramento non solo accompagna la parola di cui si fa autenticatore, ma è esso stesso rivelazione, luce, Vangelo, messaggio, parola. I miracoli di Gesù ci rivelano il mistero profondo della sua persona, della sua missione. Miracoli e guarigioni, ancora, sono segni della trasformazione del mondo dei tempi ultimi. Il miracolo è il segno prefigurativo delle trasformazioni che devono operarsi alla fine dei tempi nel corpo umano e nell'universo fisico. La redenzione, infatti, deve rinnovare tutto ciò che è stato contaminato dal peccato. Miracoli e guarigioni sono segno eloquente della speranza personale di Gesù. Gesù, sapete, che pronosticò apertamente l'insuccesso della propria missione, il proprio arresto, la passione, la condanna a morte. Lo attendevano e Gesù lo diceva apertamente, apertamente. Tuttavia, in nessuna di queste aperture al futuro termina senza evocare il ribaltamento di queste situazioni che lui mette al suo punto culminante, sempre una prospettiva di speranza. Quante pagine buie, diremmo così, ci sono oggi nel Vangelo? Avete letto il Vangelo di oggi? Tutti? Se non l'avete letto, non siete cristiani. Avete letto il Vangelo? Avete letto il giornale? L'oroscopo? Sì, bruciati. Ecco, nel Vangelo di oggi, no? Nel mentre presentavano, facevano vedere a Gesù le meraviglie del Tempio e quant'altro, non rimarrà niente di tutto quello che vedete. Anzi, vi dico che qua ne succederanno di cotte e di crude. Però vorrei vedere quanti hanno posato gli occhi sull'ultima frase, quando Gesù, dopo aver detto che ci sarebbero stati terremoti e quant'altro, ci saranno segni grandi dal cielo. Come quando, annunciando la sua passione e morte, mi prenderanno, mi faranno male, mi sputeranno e quant'altro, il terzo giorno risorgerò. Noi vediamo sempre il prima, vediamo sempre cose brutte, non notiamo invece la novità. Diceva mio padre spirituale,
Dice: fai sempre caso che in ogni pagina della Sacra Scrittura c'è sempre un invito alla speranza. I miracoli e le guarigioni sono proprio così. E da ultimo, miracoli e guarigioni sono azioni di liberazione da parte di Gesù. E allora ecco perché vi ho citato il testo di Isaia, e Gesù, entrando come era solito di sabato nella sinagoga, gli fu dato il rotolo, lo ha aperto e ha letto quelle parole, no, di Isaia: lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare un lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei buoni spezzati, a ridare la vista ai ciechi, eccetera, eccetera. Oggi questa scrittura si è adempiuta. La guarigione si presenta allora come presenza vittoriosa della vita che è in Dio e che Gesù trasmette attraverso la propria morte e risurrezione. Allo stesso tempo le guarigioni sono segno della redenzione in atto nel mondo. È necessario dunque che nel mondo presente, soprattutto nell'uomo, si rinnovi questa redenzione. A questo proposito mi piace citare, ecco, la Lumen Gentium al numero 7, dove si dice: tutti i membri devono a lui conformarsi. In fondo anche il nostro servizio, penso a quello di noi cappellani, alle suore, agli operatori della pastorale della salute, in fondo è un po' questo. È difficile farlo, è più facile farsi la chiacchierata col malato e chiedergli come stai, come non stai. Lascia che sia il medico a chiedere queste cose, che cosa c'ha e che cosa non c'ha. Non te impicciate le cose che c'ha il malato, piuttosto sfrutta quell'occasione per dire, secondo le parole che lo Spirito ti mette sulla bocca, che sarebbe veramente un'occasione propizia per vivere quella stagione come una stagione di grazia, come una conformazione a Cristo, fino a che Cristo non sia in essi formato. Perciò siamo assunti ai misteri della sua vita, resi conformi a lui, morti, risuscitati con lui, finché con lui risorgeremo. Se anche una malattia tu non la puoi risolvere perché è cronica o quant'altro, ma sempre c'è questa apertura alla speranza. Ancora peregrinanti in terra, dice la Lumen Gentium, mentre seguiamo le orme nella tribolazione e nella persecuzione, come il corpo al capo, veniamo associati alle sue sofferenze e soffriamo con lui, per essere con lui glorificati. E qui ovviamente riecheggiano le parole di Paolo nella lettera ai Romani. Allora, zoomando ulteriormente, quali sono gli atteggiamenti di Gesù che balzano subito, si stagliano dinanzi ai nostri occhi? Due mi sembrano gli atteggiamenti fondamentali di Gesù nei riguardi degli ammalati: il servizio e la compassione. Guardate come Papa Francesco li declina continuamente, non che gli altri non lo facessero, E tuttavia, se voi andate a contare il tempo che Papa Francesco si sta in mezzo alla folla e poi le sue catechesi, c'è una sproporzione. La vera catechesi è nel mentre il Papa gira, si ferma, gli dà un sacco di botte in testa a quel povero autista, gli schiaffi lo fanno fermare, è per accarezzare gli ammalati, per far salire i gruppi e quant'altro. E poi ci stanno 7-8 minuti di catechesi. La vera catechesi è prima e dopo la catechesi. Fateci caso. La tenerezza, potremmo sommariamente, ecco, per riassumere. Il servizio, innanzitutto,
Il Signore è venuto personalmente per mostrarci il volto dell'amore e questo volto è quello del servo. Vi risparmio ora un approfondimento sul tema del servo, richiamandomi ai testi di Isaia, lascerei a voi di approfondirlo. Il secondo invece mi interessa, la compassione. Nel mondo in cui viviamo scarseggia la compassione e di conseguenza, scarseggiando questa, non viene quella successiva, anche se nell'ordine io ho messo prima il servizio e poi la compassione. Pensate al buon samaritano, lo vide, ne ebbe compassione, si avvicinò e poi fece tutto quello che sappiamo. Ma se non c'è questo moto interiore, allora poco si riesce a fare. In quasi tutti i casi dove Gesù si occupa degli uomini oppressi dalle varie forme del male, gli evangelisti notano i sentimenti di pietà e di compassione che accompagna quei gesti. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. E da questo momento le folle andavano da Gesù per ascoltarlo, per essere guarite, ci riferisce l'evangelista Luca. Ascoltarlo ed essere guariti è il modo di porsi degli uomini di fronte a Cristo fin dall'inizio della sua missione. L'evangelista Matteo ci descrive l'impatto di Gesù con il popolo del dolore. E cito il testo di Matteo, ma che trovate anche in Marco. Vedendo le folle ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. La sua compassione lo porta a fermarsi accanto ai colpiti della malattia e da ogni altro male per annunciare loro la nuova gioia e la nuova speranza. Venuto a redimere l'uomo da ogni forma del male, Gesù, scrive San Giovanni Paolo II nella lettera apostolica Salvifici Doloris, che verrà presentata e commentata nel prossimo incontro, non abolisce le sofferenze temporali, né libera dalla sofferenza l'intera dimensione storica dell'esistenza umana. Tuttavia, su tutta questa dimensione e su ogni sofferenza getta una luce nuova che è la luce della salvezza. Il miglior commento a questa espressione di San Giovanni Paolo II, oltre ad essere la sua esperienza personale, quella di Giovanni Paolo II, è anche l'esperienza di Franco e Paola. Tutto questo lo fa non solo perché passa tra gli uomini facendo del bene e sanando, ma soprattutto perché tutta l'esistenza umana l'assume in sé, ne porta il peso, la trasforma in sacrificio al Padre e per questo diventa sorgente di salvezza, soprattutto per quanti con lui e come lui gli obbediscono. Allora, e se ci fermassimo a questo, cosa ne verrebbe a noi? Abbiamo parlato di Gesù, abbiamo detto tutto quello che lui ha fatto, abbiamo detto quanto nell'animo umano c'era il desiderio di ottenere la salute e la salvezza, non tutti. Pensare soltanto ai 10 lebbrosi, uno soltanto, va, la tua fede ti ha salvato. Non gli sono bastate la ricostruzione delle mani e dei piedi o del volto sfigurati dalla lebbra. Hanno capito che c'era qualcosa che di più Gesù poteva dare. L'emorraissa,
Pensate a questa povera donna che da 12 anni, a causa anche dei medici che gli hanno sfilato un sacco di soldi, poi lo dice il Vangelo, aveva speso un sacco di soldi, 12 anni, ecco, si ritrovò guarita allorché toccò il lembo del mantello di Gesù. Ma se Gesù non la faceva uscire fuori allo scoperto, con quale idea se ne sarebbe andata a casa sta donna? Che Gesù era un mago. Invece Gesù ferma tutto, ferma il traffico. Siamo a Cafarno, qualcuno mi ha toccato. Ma tu ci credi? Quando questa me la immagino tutta rossa in volto, sono stata io. Ma tu ci credi in quello che hai fatto? Credi in me? La tua fede ti ha salvata. Quindi non è così scontato che al desiderio, alla domanda di salute, si accompagni anche il desiderio della salvezza. E allora tutta questa opera di Gesù continua fino a noi. Scrive nella Lumen Gentium, la Costituzione liturgica, sulla Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Vaticano II. Come Cristo è stato inviato dal Padre ad annunciare la buona novella ai poveri, a guarire quelli che hanno il cuore contrito, a cercare e salvare chi era perduto, così pure la Chiesa circonda di affettuosa cura quanti sono afflitti dalla umana sofferenza, anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore povero e sofferente, si premura di sollevarne l'indigenza e in loro cerca di servire Cristo. Anche nel decreto Ad Gentes ci sono queste parole molto belle. Come Cristo percorreva tutte le città e i villaggi sanando ogni malattia e infermità, dimostrazione dell'avvento del Regno di Dio, così anche la Chiesa attraverso i suoi figli si unisce agli uomini di qualsiasi condizione e si prodiga volentieri per loro. Essa ne condivide le loro gioie e i loro dolori, conosce le aspirazioni e i misteri della vita, soffre con essi nelle angosce della morte. Qui ogni parola dovrebbe essere pensata, meditata. C'è un programma, c'è tutto un programma in queste espressioni. La Chiesa diventa così espressione dell'attenzione e della carità di Cristo, in quanto le gioie, e questo è un testo famosissimo della Gaudium et Spes, le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini di oggi, dei poveri, soprattutto di coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Il dato storico, lo sappiamo benissimo, conferma che la Chiesa è stata all'avanguardia nell'essere presente tra quanti sono nel bisogno. Si deve alla Chiesa la prima organizzazione sanitaria con la creazione di ospedali, ospizi, luoghi di cura, di assistenza per i malati e orfani. La via dell'evangelizzazione dei popoli è stata aperta sempre dalle opere della carità. Non è che andando nei paesi poveri abbiamo portato il pulpito e ci siamo messi a proclamare la parola di Dio. In questi luoghi abbiamo aperto prima di tutto ospedali, ambulatori, scuole, e questa è stata la prima e fondamentale testimonianza della carità. Ecco perché vi cito questo documento bellissimo della Chiesa italiana, perché se ne scrivono troppi e uno se li perde per strada.
evangelizzazione e testimonianza della carità che ha abbracciato, è stato il programma di 10 anni della Chiesa italiana, però forse abbiamo fatto poco. E scrive così: sempre per sua natura la carità sta al centro del Vangelo e costituisce il grande segno che induce a credere al Vangelo. Papa Francesco cita sempre un detto che, non lo so, perché alcuni frati mi dicono che ci sta o non ci sta nelle fonti francescane, di Francesco d'Assisi che, mandando sull'esempio di Gesù, che mandava due no, a predicare, dice, ecco, fatelo e annunciate il Vangelo e quant'altro, se necessario anche con la parola. Questo lo so di certo, che andando 800 anni fa, vero, in Medio Oriente, e questo era un invito molto preciso, però so che qualcuno ha contestato il fondamento di questa espressione. Tuttavia è vero, se ci pensiamo, perché la prima predica è la testimonianza. Ecco perché si dice che e costituisce la carità il grande segno che induce a credere al Vangelo. Così vediamo con gioia che le multiformi testimonianze di solidarietà, servizio e condivisione con i più deboli espresse dalle comunità cristiane proprio nella loro gratuità e apertura disinteressata si mostrano oggi come vie privilegiate per una evangelizzazione che interpelli chi è lontano, possa liberamente aggregare coloro che, senza esserne pienamente consapevoli, con le loro scelte di vita sono orientate a dire sì al Dio di Gesù Cristo. Quindi avvio a conclusione, ma ho saltato parecchie cose, ecco, poi se avrete la volontà di leggere il testo, una riflessione anche un po' più sapida, ecco, farà riecheggiare tante cose belle dentro di voi. L'evangelista Matteo così riassume l'operato messianico di Gesù. Ve l'ho già citato, ma ecco, andando a chiudere questa riflessione, mi piace ripeterlo. Siamo al capitolo 9 del Vangelo di Matteo. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, tutte. Noi che tante volte ci facciamo il problema, qui andiamo, qui non andiamo, come quando andava a benedire le famiglie nelle case, che chiedevo sempre alla famiglia dove già ero stato, avevo pregato, chiedo: signore, sai chi c'è qui accanto? Sì, padre, non ci vado perché tanto non gli interessa. Allora ci vado, proprio perché tu mi dici che non gli interessa, e invece poi la smentivo perché mi apriva. Non ci vada, padre, perché tanto è così. E che vuoi? No? Sono venuto per i malati, non per i santi, no? Tanto ci fanno a stile prego. Predicando il Vangelo del Regno e curando ogni sorta di malattia e di infermità. I tre verbi: insegnare, predicare, curare, esprimono la perfetta coesione tra parola e gesti, tra annuncio e offerta di misericordia e di grazia. Cari amici, parlando della missione della Chiesa, ormai prossimi a celebrare il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, era 1920, dobbiamo ricordare il ricco magistero dei Vescovi, in particolare voglio ricordare quello di Giovanni Paolo II, la cui lettera apostolica Salvifici Dolori, se così già insisto nel dirvi che la prossima volta sarà questo il tema. La creazione del Pontificio Consiglio per gli Operatori della Pastorale Sanitaria, che adesso è confluito nel super dicastero sulla vita, la famiglia e quant'altro, l'esortazione post-sinodale
Cristi Fidelis Laici, la giornata mondiale del malato, la creazione della Pontificia Accademia per la Vita testimoniano la sua sensibilità e sollecitudine per gli infermi e quella dei suoi successori. Questa evangelizzazione della sofferenza è uno degli aspetti più forti e significativi della missione della Chiesa, posta dal Signore nel mondo come luce, sale, lievito, per annunciare la novità del Regno e portarlo alla maturazione della storia, entrando in dialogo anche critico, di denuncia, di proposta, con quella che San Paolo, scrivendo ai Romani, chiama la mentalità del secolo e che molto sinteticamente Papa Francesco denuncia come la cultura dello scarto. E i malati sono le prime vittime. La società di oggi, che vive secondo la logica del consumismo esasperato e del benessere diffuso, valutando quindi tutto e tutti sulla base del trinomio produzione, consumismo e profitto, e di questo sono un'espressione le aziende sanitarie, tenta di ignorare e di emarginare chi non produce più, come sono appunto i malati, gli anziani, misconoscendo la loro dignità umana e spesso disattendendo i loro diritti fondamentali, tra i quali la vita e la salute. La Chiesa, esperta in umanità, chiamata a dire la piena verità sull'uomo, vede in lui la sua via, specialmente se questi è povero, sofferente ed emarginato. Per questo, e chiudo, la Chiesa, così come il suo fondatore, non si stanca di annunciare questa verità anche a rischio di essere fraintesa e incompresa, e vuole corroborare questo annuncio con testimonianze forti di carità e di servizio attraverso segni visibili e trasparenti ispirati alla gratuità e alla concretezza. E per terminare, ecco, mi piaceva recitare insieme una bellissima preghiera per i malati di San Giovanni Paolo II. Se ci vedete, ci vedete? Con gli occhiali pure? Ecco, la possiamo recitare tutti insieme. Signore Gesù, merito divino, che nella tua vita terrena hai benedetto coloro che soffrono e hai affidato i feliscelli di mistero della religione, rendici sempre pronte ad alleviare le pene dei nostri fratelli. Fa che ciascuno di noi, consapevole della grande missione che ti ha affidata, si sforzi di essere sempre nel proprio quotidiano servizio strumento del tuo amore misericordioso. Illumina la nostra mente, guida la nostra mano, rendi attento e compassionevole il nostro cuore, fa che in ogni paziente sappiamo scorgere i lineamenti del tuo volto divino. Tu che sei la via, donandoci di saperti imitare ogni giorno come medici non soltanto del corpo, ma dell'intera persona, aiutando chi è malato a percorrere con fiducia il proprio cammino terreno fino al momento dell'incontro con te. Tu che sei la verità, donaci sapienza e scienza per penetrare nel mistero dell'uomo e nel suo trascendente destino, mentre ci accostiamo a lui per scoprire le cause del male e per trovarne gli opportuni rimedi. Tu, che sei la vita, donaci di annunciare e testimoniare la nostra professione, il Vangelo della vita, impegnandoci a difenderla sempre dal concepimento al suo termine naturale e a rispettare la dignità di ogni essere umano, specialmente dei più deboli e bisognosi. Rendici, o Signore, buoni samaritani, pronti ad accogliere,
curare e consolare quanti incontriamo nel nostro lavoro. Sull'esempio dei santi medici che ci hanno preceduto, aiutaci ad offrire il nostro generoso apporto per rinnovare costantemente le strutture sanitarie. Benedici il nostro studio, la nostra professione, illumina la nostra ricerca e il nostro insegnamento. Concedici infine che, avendo costantemente amato e servito te dei fratelli sofferenti, al termine del nostro peregrinaggio terreno possiamo contemplare il tuo volto glorioso e sperimentare la gioia dell'incontro con te nel tuo regno di gioia e di pace infinita. Amen.